PEGI 18. Nel videogioco La Terra di Mezzo, l'ombra di Mordor, impersoni Talion, un ramingo di Gondor e guardiano del Cancello Nero, fino alla notte in cui Sauron torna a Mordor con i suoi capitani neri per uccidere tutti i tuoi cari e lasciarti in fin di vita. Questa guida riguarda una parte inoltrata del gioco e si concentra sul sistema Nemesis, un mondo vivente di nuova generazione che crea nemici personali diversi ogni volta che si completa il gioco. In questo caso, la missione di Talion è uccidere il capo guerriero Uruk, Ortog. Per arrivare a lui, Talion dovrà affrontare gli scagnozzi di Ortog, fra i quali il capitano Uruk, Ratbeg, rintracciato dal nostro eroe in questo villaggio. Ratbeg e Ortog, proprio come tutti i nemici che affronterai nel sistema Nemesis, sono assolutamente unici a questa partita. Non ci sono nemici generici o preconfezionati. Dopo aver incontrato Talion ed essere sopravvissuto, la personalità di Ratbeg si è trasformata in modo unico per poi risultare in questo incontro. In questo mondo vivente e dinamico, tutte le interazioni fra Talion e i suoi nemici hanno un impatto diretto sulla società degli Uruk. Ratbeg, subito dopo lo scontro con Talion, è stato promosso a schiavista, motivo per cui lo troviamo in questo villaggio, a perseguitarne gli abitanti. La sete di vendetta di Talion viene favorita da un misterioso spirito immortale, uno spettro. Questo spettro trasforma Talion e gli garantisce il potere di dare la caccia ai suoi nemici dentro Mordor. Questo potere gli consente di spostarsi liberamente fra il mondo fisico e quello degli spettri. Nel mondo degli spettri, Talion può identificare i suoi nemici, come Ratbeg, e tornare nel mondo reale per affrontarli. Hey, you left my master to burn, so I'm gonna cut you slow and savor every twitch. I ricordi hanno una grande importanza nel sistema Nemesis. Ratbeg non si dimenticherà mai di essere sopravvissuto per un pelo all'ultimo scontro con Talion. Questa combinazione unica di personalità e svolgimento della storia lo renderà diverso da tutti gli altri nemici incontrati da Talion. Ratbeg è un codardo e fuggirà non appena le cose inizieranno a mettersi male. Master, help me! Talion può di nuovo usare i poteri di spettro. Uno dei più grandi poteri di uno spettro è la possibilità di dominare i nemici attraverso il terrore, piegandoli alla propria volontà. You will obey. Adesso Ratbeg è diventato il servo di Talion. Gli potrà essere ordinato di spiare e raccogliere informazioni, di diffondere il terrore, raccontando ciò a cui ha assistito per far diventare Talion una leggenda fra le armate di Sauron, oppure lo si potrà mandare a uccidere il suo capo. Ogni scelta conduce a una missione unica nel mondo aperto di Mordor. Entrando nella mente di Ratbeg, Talion può vedere che rapporto intercorre fra questo e gli altri capi Uruk, così come potrà scoprire le loro caratteristiche e abilità. In quest'area il padrone e capo guerriero di Ratbeg è Ortog, un altro avversario già incontrato da Talion. Uno scontro che l'ha lasciato gravemente sfregiato in volto. Ortog è molto diverso da Ratbeg. È molto forte e ha molti seguaci. Ratbeg non ha quasi nessuna speranza di ucciderlo, ma se viene inviato in missione per assassinarlo, Talion ha la possibilità di seguire il suo servo e finire il nemico con le sue mani. Nel mondo aperto, Talion può iniziare la missione in qualsiasi momento, ma seguendo questa guida, il percorso che conduce all'attentato mortale è molto più veloce. Nel ruolo di Talion ci troveremo a dover scegliere fra molti modi creativi di affrontare le missioni. In questo caso, l'oscurità della notte e la pioggia offrono molte opzioni diverse. Usa delle esche per attirare troll e Karagor e creare un diversivo. Affronta il combattimento in modo diretto. Oppure infiltrati furtivamente per avvicinarti il più possibile all'avversario di Talion. Talion si sposta nuovamente nel mondo degli spettri per identificare Ortog,
che ha richiesto questo incontro. Ratbag si trova dietro Orthog e può essere riconosciuto dalla mano blu, che indica la sua fedeltà a Talion. Possiamo anche vedere i seguaci di Ratbag, riconoscibili dalle mani bianche. Visto che Talion ha dominato Ratbag, potrà anche controllare i suoi seguaci, che gli permetteranno di avere degli alleati dietro il fronte nemico. Per avere ancora più potenza di fuoco, Talion dominerà questo arciere. Se si desidera un approccio più strategico, è possibile gestire separatamente ogni seguace, altrimenti li si può comandare tutti insieme per scatenare lotte intestine e caos. Una distrazione che permette a Talion di completare ciò che Ratbag ha iniziato. Gli attacchi di Ratbag causano gravi danni a Orthog, quindi anche se sopravvive, Talion ha un vantaggio maggiore quando scende in battaglia. You left me to burn. I'm gonna make you pay for that. Orthog ricorda il suo precedente scontro con Talion e grazie al sistema Nemesis anche questo sarà unico e personale. You burn my face, but I will burn your corpse. Will be in place, and all Mordor will burn.